Cataino De Luca è ufficialmente sindaco per la terza volta, però è chiaro, a differenza di Fiume di Nisi e Santa Teresa di Riva, l'emozione è sicuramente differente. Si cresce, si matura e ogni tappa che io ho conquistato per quanto riguarda i palazzi municipali mi hanno dato molto e oggi mi sento molto pronto ad affrontare questo nuovo ruolo che è sicuramente svolto con l'amore e la dedizione che io ho sempre preservato nei palazzi municipali potrà essere, mi auguro, il viatico definitivo per Palazzo d'Orleans tra 10 anni. Ho sempre detto in campagna elettorale, lo ribadisco, che se esco vivo da 10 anni di buon governo di Palazzo Zanca e quindi di Messina, saranno questi gli anticorpi per poter arrivare a svolgere il ruolo di Presidente della Regione Siciliana. Avete iniziato a visionare le carte, in che stato eredita Palazzo Zanca? Ha già detto che vuole dare priorità alla manutenzione ordinaria, che è stato forse uno dei talloni d'Achille dell'amministrazione a Corinti. Esatto, già siamo nella fase di esame delle carte finanziarie, stiamo vedendo già quali costi dobbiamo immediatamente tagliare perché non possiamo assolutamente immaginare di continuare a mantenere questo palazzo municipale come una struttura che posso qualificare oggi uno stipendificio. E questo lo sottolineo anche perché abbiamo già avuto un confronto molto franco e chiaro di circa 12 ore con il direttore generale ieri ed alcuni vertici di Palazzo Zanca e alcuni atti non mi hanno convinto perché hanno aggravato la spesa corrente e parlo di quelle posizioni organizzative per esempio che sono state fatte in zona Cesarini e che al di là della valutazione comunque portano e rischiano di portare un aggravio di spesa molto forte, parliamo di circa 10.000 euro a posizione l'anno, anche 12 alcune, che per 150 posizioni circa fanno una cifra molto importante che il bilancio non si può assolutamente permettere alla comunità di pagare questi ulteriori costi. Nel corso della proclamazione ha citato invece una delle storiche incompiute cittadine, il Pala Giustizia, in questi anni tante ipotesi e poi è mancata forse la scelta definitiva. Sì, nonostante ci fossero anche elementi molto validi, la Casa dello Studente è una per tutte per esempio, che già avrebbe potuto risolvere il problema perché è posizionato in una collocato in una situazione sicuramente strategica rispetto a ciò che già esiste. Abolita questa scelta dobbiamo noi semplicemente valutare se possiamo evitare questa sorta di farsa, cioè di aspettare che venga realizzato prima una struttura per poter poi trasferire quel che rimane di alcuni uffici di varia della difesa e poi iniziare i lavori per Pala Giustizia. Non credo che la città si possa permettere di aspettare altri 10 anni, perché quel protocollo d'intesa sostanzialmente non dice altro che questo, che forse tra 10 anni avremo il Pala Giustizia. Non mi sembra assolutamente una scelta che da questo punto di vista possa essere sopportata e accettata né dalla città e credo neanche dal Tribunale e da chi opera comunque nel settore, nell'ambito della giustizia. Una battuta anche sullo sport, sul calcio, che ha perso gradualmente i tifosi nel corso degli anni, ma resta insomma comunque la disciplina più seguita. Come vi comporterete con Sciotto? Avrete qualche contatto? Inciderà il fatto che loro hanno fatto questa apertura preelettorale al suo avversario, a Bramanti? No, io ora chiamerò Sciotto nei prossimi giorni insieme a Bramanti e agli altri imprenditori che si sono impegnati a mettere i soldini, mi auguro che già li abbiano messi. E quindi li convocherò qui per dare la mia benedizione, ovviamente. Quindi al di là delle dinamiche politiche, se Bramanti e il suo staff è riuscito a fare una cosa del genere così importante, io sarò il primo a dargli la cosiddetta benedizione politica. Li convocherò nei prossimi giorni e così finalmente vedremo chi sono questi imprenditori e quanti soldi hanno messo o hanno intenzione di mettere.
In conclusione, ci consenta una nota di colore: la cravatta giallorossa rimpiazzerà la maglietta Free Tibet o era solo per un pomeriggio di gala? No, questo è un regalo che mi è stato fatto, come tanti altri regali, da un nostro sostenitore la indosserò spesso, anche perché tutto ciò che noi faremo lo dovremo in ogni caso sempre fare nell'interesse della città. Dobbiamo essere tifosi della città, non solo delle nostre squadre di calcio, e il calcio deve essere l'esempio non di divisione. E l'attuale situazione che si respira nel mondo del calcio a Messina, francamente, non è che mi piaccia tanto.